Quel giorno, durante le prove, Lucy non fece altro che pensare all'elegante e bellissima donna incontrata quella mattina nell'atrio della taverna dell'alchimista Alice. «Lucy, hai capito cosa ti ha detto Samir?» domandò Nana. Lucy sbatté le palpebre. Era appena tornata alla realtà. Si trovava sul palco con Nana e l'alto mago Samir e un gruppo di ballerini che provavano una complessa coreografia. Fra loro c'erano anche Nesme e Ala, che conversavano allegramente. «La prego, alto mago Samir, può ripetere? Lucy non era tra noi!» disse Nana, rivolgendo alla figliaccia uno sguardo di rimprovero. «Lucy, come stavo dicendo, domani è Samhain. I poteri di tutte le creature magiche saranno più forti, quelle degli illusi non fanno eccezione, il che di solito non ci interessa. Ma qui, domani sera, i lucchetti degli spettatori saranno aperti e potranno vedere i tuoi poteri.» Lucy annuì. «Ecco perché», disse Samir, guardando prima Nana e poi Lucy. «Lo spettacolo di domani può andare in due modi, essere il più bello e realistico che tu abbia mai creato o un totale disastro che avrà gravissime ripercussioni su tutto il teatro e per settimane, se non per mesi», lo interruppe Nana. «Non capisco», disse Lucy. «Potresti non controllare i tuoi poteri come fai sempre, Lucy. Non dimenticare che la tua magia attinge dal pozzo infinito della tua mente, anche dai tuoi ricordi. E se non riuscissi più a controllarla, invece di portare gli spettatori sulla luna con le Pleiadi che danzano con loro come stabilito dal tuo copione, potresti far comparire cose che non dovrebbero comparire», lo interruppe di nuovo Nana. A Lucy fu finalmente tutto chiaro e tranquillizzò l'alto mago. Avrebbe fatto un buon lavoro come sempre e non ci sarebbero stati problemi. Le prove continuarono e vide Ala sempre più vicina a Nesme. Le due si intendevano alla perfezione e ad Ala sembrava piacere molto la compagnia della piccola domatrice di simpi. Quasi tutti quelli della compagnia fecero curare i loro simpi a Nesme e lei fu felicissima di aiutarli ed esercitarsi. I domatori di simpi avevano il dono innato e l'abilità appresa con anni e anni di studio di tranquillizzare i simpi. Si servivano di uno strumento musicale, creato appositamente per loro da un maestro alchimista. Quello di Nesme era un bellissimo liuto, finemente intagliato e dalle corde dorate. E quando le sue dita accarezzavano quelle corde, tutti i simpi, incantati, si muovevano al ritmo della sua musica. Nesme era seduta sul palco e stimpellava il liuto per il simpi di Ala. Cercò il simpi di Lucy, che chiuso nella sua gabbietta, ricambiava dolcemente lo sguardo della domatrice. Non danzava in modo frenetico e seguendo il ritmo come quello di Ala, ma si lasciava cullare dolcemente dalla melodia. Finite le prove, si diressero tutti verso la sala da pranzo. Lucy sedeva vicino ad Ala e Nesme vicino a Lucy. «Ehi, Torres, non voglio risse stasera! Abbiamo un giudice d'eccezione per la gara di bevute, la bravissima Nesme! È devota alla giustizia, quindi non ci saranno scorrettezze, tutto chiaro?» disse Ala, rivolgendosi a Torres, ma anche a gran parte del suo gruppo di ballerini. «Esatto!» intervenne Nesme, posandosi una mano sul cuore. «Sarò giusta e imparziale, lo prometto!» E mentre si discuteva sulla gara di bevute, Lucy muoveva il cucchiaio di legno nella sua minestra, che diventava un lago, e nel lago comparve il volto di Madame Nils. «E tu, Lucy, partecipi alla gara di bevute?» domandò Nesme, e il volto svanì. «Chi? Io?» rispose lei. «Lucy non esce mai con noi, Nesme. Figuriamoci partecipare alla gara. E poi... non vedi che beve solo acqua e i sogni di ninfa che le prepara Nana?» rispose Ala con un boccone di pane in bocca. «Ma come non vieni, Lucy? È la mia prima uscita con la compagnia del teatro. Se non ci sarai, ne morirò. Ho bisogno di te!» disse Nesme, poggiandole delicatamente una mano sulla spalla. D'un tratto tutti i presenti si ammutolirono e smisero di mangiare. Attendevano la risposta di Lucy.
La ragazza accettò con un misto di piacere e imbarazzo. Sapeva di non essere molto simpatica a gran parte della compagnia e non voleva rovinare la serata a nessuno. Per di più, con loro si sentiva sempre un pesce fuor d'acqua, ma le piaceva l'idea di passare una serata con Nesme. «In questo caso verrò anch'io, se non vi dispiace», disse la voce di Lumiere che stava consumando il suo pasto senza che nessuno dei presenti si fosse accorto della sua presenza. «Ma qui ci vuole subito un brindisi! La mia sorella reclusa e il damerino solitario si uniranno a noi! Urrà!» E tutti alzarono i calici, ma non tutti ne erano entusiasti come Ala. Nesme in particolare, che alzando il calice, lanciò a Lumiere quello che aveva tutta l'aria d'essere uno sguardo di sfida. Lucy dovette sudare e non poco per ottenere il permesso di Nanà, ed era riuscita ad ottenerlo di sole 2 ore. Ala non aveva mai bisogno di chiedere il permesso, ma Lucy sì, e doveva sempre far presente dove sarebbe andata, cosa avrebbe fatto e con chi. Nanà giustificava questa differenza di trattamento dicendo che per gli illusi era un mondo pericoloso. Nesme bussò alla porta ed entrò. Lucy pensò che fosse semplicemente perfetta. Portava una camicetta con maniche a sbuffo e un paio di pantaloni di pelle marroni. I boccoli rossi erano raccolti in piccole trecce che le cingevano il capo, mostrando le sue piccole orecchie a punta. Avrebbe potuto permettersi stivaletti dal tacco più alto, ma Nesme preferiva non alterare la sua piccola statura. «Ma tu non sei ancora pronta, Lucy!» «No, tranquilla, non voglio saperlo, mettiamoci subito al lavoro!» disse zittendo Lucy con un cenno della mano. Nesme le scese l'abito, scarpe e acconciatura. «Perfetta! Dai, andiamo!» Per le strade in festa di Ombra Lupo passeggiavano a braccetto un'illusa con un delizioso abito verde menta e guanti di seta bianca e una pixie con un buffo cappellino a bombetta. C'erano bancarelle di ogni genere e per ogni creatura magica, ma a Lucy sembravano interessare solo quelle dei dolcetti. Comprarono mele caramellate e palloncini fatati. Erano dei fuochi d'artificio cristallizzati dagli alchimisti e legati a un cordoncino blu. E proprio come a colazione, Nesme parlava e Lucy ascoltava e si guardava intorno. Osservava tutto, le foglie che cadevano, i vapori ricchi di profumi deliziosi che dai calderoni si riversavano in strada. Udì le risate dei bambini e le chiacchiere delle streghe. Pixie, dal sangue puro, svolazzavano qua e là e tutti gridavano felici. «Buon Samhain! Buon Samhain!» Le luci delle bancarelle, delle zucche intagliate e dei simpi si moltiplicavano nella pietra della strada, bagnata dalla pioggia del giorno precedente. Non c'era niente, pensò Lucy, che in quel momento avrebbe voluto modificare con i suoi poteri. Vide anche i due mercanti che stavano litigando per le merci troppo simili, i cui simpi rossi avevano subito allertato i mannari. Nesme non poté non intromettersi nella faida, che risorse in 4 e 4/8. «Come fai a dire sempre le cose giuste al momento giusto?» domandò Lucy con un pizzico di invidia. «Dico quello che penso, senza pensarci troppo», rispose l'amica. Dopo una lunga passeggiata e tante risate e molte piccole mele caramellate, raggiunsero gli altri alla taverna. Lucy notò subito Lumiere, elegante come al solito, ma le sembrava più bello. Forse perché, in un contesto a lei nuovo e circondata da persone che riteneva ostili, lui le appariva speciale, diverso da tutti gli altri e quindi più bello. Non avevano ancora fatto pace, ma si comportavano come se non fosse successo niente. La taverna era stracolma e tutti si ingozzavano, ridevano e bevevano. Vennero serviti piatti a base di carne, verdura e funghi. L'alchimista Alice mise tutti a proprio agio. Sembrava una cena di famiglia. Lucy trovò tutto delizioso. Gli argomenti di conversazione erano i più disparati, dal teatro all'insopportabile voce di Nanà, dalle arti magiche tradizionali a quelle più innovative degli alchimisti. Lumiere si dimostrava il perfetto «so tutto io», di qualunque cosa si parlasse, lui era ferrato sull'argomento e ne parlava appassionatamente, catturando l'attenzione e la stima di tutti.
Stessa cosa per Nesme, che con le sue idee politiche infuocava gli animi, ed Ala smorzava il tutto con la sua ironia e il suo sarcasmo. Lucy ascoltava. Una volta aveva sentito dire che siamo i protagonisti dell'opera teatrale che è la nostra vita, ma lei non si era mai sentita così. Lei era una spettatrice, godeva degli spettacoli degli altri, delle loro storie, delle loro idee. Avete letto del ritrovamento di quell'illuso? Domandò George, un tipo alto e muscoloso che aveva palesato più volte il suo disprezzo per gli illusi, da lui definiti una razza inutile. Il clima cambiò completamente, tutti si fecero più silenziosi, lasciando che fossero gli occhi a parlare. Ala assentì, ma non aveva la minima voglia di affrontare quel discorso. Dare la propria opinione sulla faccenda poteva metterti in guai seri, e quindi per lei era meglio non parlarne. Io trovo che l'Alto Consiglio dei Maghi non stia indagando come dovrebbe. È il secondo illuso che viene ritrovato morto e sempre ai margini del Bosco dei Mannari, intervenne prontamente Nesme. Ala la guardò stupefatta. Avrebbe voluto dirle: «Sta zitta, non sai chi potrebbe sentirti». «Quindi per te sono stati i Mannari?» domandò il ragazzo. «Oh no! I Mannari nei loro giorni no hanno sembianze mostruose, ma sono le creature più docili e pacifiche che esistano per me», continuò Nesme. Ala si tese come le corde del liuto, mentre la domatrice di Simpi parlava con tranquillità e convinzione. «Per me sono stati gli studenti della Sacra Luna Rossa». Tutti ammutolirono, lasciando le parole di Nesme disperse fra gli altri discorsi nella sala. Clara, una seducente e altezzosa ballerina, notoriamente fidanzata con un mago, uno studente della Sacra Luna, sbatté il cucchiaio sulla tavola. «Con quale coraggio osi muovere tali accuse?» domandò infuriata. «Non muovo nessuna accusa. Dico solo quello che certamente pensano tutti qui in città, ma che nessuno ha il coraggio di dire. In quella scuola viene insegnato ai maghi che solo loro detengono il potere più grande, il più puro, si sentono i padroni di questo mondo, e se la memoria non mi inganna, sono stati loro ad iniziare la caccia agli illusi 100 anni or sono», rispose Nesme. «È storia vecchia, e se non se ne parla abbastanza è solo perché quegli illusi sono certamente morti a causa della loro magia, come succede spesso per quelli della loro razza. Hai ragione, ma ciò capita raramente in illusi giovani come quelli ritrovati. Bisogna passare anni nelle proprie illusioni senza avere il minimo contatto con la realtà per morire». Per Ala i toni stavano superando il limite e qualche mago aveva già lanciato uno sguardo incuriosito verso la loro tavola. Allora domandò a tutti se fossero pronti per la gara di bevute, ma Nesme non mollò l'osso. «Lucy, tu sei un'illusa, di qualcosa!» Tutti gli sguardi si spostarono su Lucy. Ovviamente non sapeva cosa dire. Lei si chiudeva nella sua stanza e preparava i suoi spettacoli. Non era particolarmente attenta a ciò che succedeva in città. «Io...» «Che vuoi che ti risponda? Ovvio che difende la sua razza! Si sentono tutti così innocenti! Ma io so cosa hanno fatto a certe persone! Ti entrano nella testa e non ne escono più!» intervenne George. «Eppure, George, quello che scrivono sulla gazzetta, strettamente controllato dall'Alto Consiglio, lo lasci entrare. Credi che loro non manipolino le tue idee?» disse Lumiere, tagliuzzando quel che aveva nel piatto, senza degnare George di uno sguardo. La discussione raggiunse livelli ancora più accesi. Nesme e Lumiere schierati con gli illusi e tutti gli altri contro. In tutto ciò, Lucy ascoltava. Ascoltava e pensava a quanto era riuscita a dire sulla faccenda. Era la sua occasione per far capire che lei non aveva la minima intenzione di far impazzire qualcuno, che voleva solo condividere ciò che la sua mente era in grado di creare, che di illusi lei ne aveva conosciuti pochi, ma erano stati tutti gentili, a differenza loro, che l'avevano sempre trattata come se non esistesse. E invece aveva detto semplicemente: «Io». E più ci pensava, più si rendeva conto che era sempre solo quello che riusciva a dire, per poi venire spazzata via dalle parole e dai pensieri altrui come un moscerino.
Ti rendi conto che dagli spettacoli di Lucy che arrivano le tue mezze lune? Tempo al tempo, cara Nesme, e Lucy sarà un fenomeno da dimenticare. Ha tanto successo solo perché nessuno prima di Geron aveva pensato di far esibire un illuso, ma la gente si stancherà e la dimenticherà. Le parole di George soffocarono in una corda di vino rosso che gli si strinse attorno al collo. Tutti si allontanarono istintivamente dalla tavola e da lui. «Che diamine succede? Qualcuno lo aiuti!» George cadde a terra in preda agli spasmi e il liquido rosso prese la forma di una donna dai lunghi capelli che le coprivano il volto, con le mani strette sul collo del ragazzo. Tutti nella taverna si alzarono in piedi, alcuni fuggirono persino. «È un demone!» gridò un mago. «Non ne ho mai visti di questo tipo, no!» intervenne una strega. «Vi prego, aiutatelo!» urlò Clara, portandosi le mani sul volto. Lumiere si guardò intorno freneticamente. Si precipitò su quella figura fatta di vino. La toccò. Tutto rimase in silenzio per qualche secondo. E poi la donna si sciolse, lasciando solo un'enorme macchia sul pavimento.